penso che la città del mare e quindi il recupero di tutto quel fronte mare sia un obiettivo fondamentale che con le scelte urbanistiche giuste e con proposte di gestione, di consorzio delle attività che già esistono possa dare il massimo. E penso che noi abbiamo delle preesistenze culturali che ci hanno lasciato ville straordinarie, parchi bellissimi, oggi spesso degradati, spesso lasciati all'incuria, dentro i quali non si riesce a inserire nessun obiettivo di uso produttivo e sostenibile del territorio. E penso che tutto questo debba essere ragionato in sistema, armonicamente, trovando il modo per valorizzarlo. Penso che noi dobbiamo mettere a sistema le parti più alte della città e dobbiamo soprattutto immaginare di collegarle con la parte bassa della città attraverso un nuovo sistema di mobilità urbana. In Val Bisagno noi dobbiamo davvero portare a compimento quella messa in sicurezza del torrente Bisagno, perché nel farlo noi possiamo recuperare molte aree che in quella parte della città sono state destinate a servitù e servizi spesso sgradevoli e che possono invece aprirsi soprattutto alla possibilità di un trasporto pubblico su rotaia che colleghi la Val Bisagno con il resto. E penso che in Valpolcevera noi dobbiamo restituire una sostenibilità vera nel momento in cui consideriamo che quella valle sia per vocazione il collegamento tra il mare e l'oltre Giovi. Ma questo collegamento deve restituire ai cittadini che vi abitano una diversa qualità del vivere e dell'abitare. E penso che noi dobbiamo togliere l'insostenibilità sociale più alta che abbiamo lì e che è quel bruttissimo, enorme edificio che chiamiamo Diga di Begato. Penso che tutto il ponente, da San Pier d'Arena sino a Voltri, abbia bisogno di liberarsi di un traffico portuale fatto di troppi tir e di troppe difficoltà di spostamenti. E penso quindi che puntare sul trasporto ferroviario, recuperare per il ponente questa dimensione di rapporto tra porto e oltregioco, come io sostengo quando parlo del porto lungo, sia una grande occasione di riequilibrio urbanistico e di riaffaccio al mare, non in contrasto con il disegno di piano, ma integrativo di quel disegno.